Buongiorno cari amici e amanti dell'italiano. E benvenuti al podcast numero 55. Benvenuti dalla vostra insegnante di italiano. Oggi vorrei parlarvi di un argomento molto difficile. Ma molto interessante. È un grande problema per l'Italia che non è ancora stato risolto: è il problema della mafia. Eh sì, parliamo di mafia, che è un'organizzazione criminale che nasce in Sicilia, nella zona tra Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania e Trapani. Già nella seconda metà del 1800, quindi una cosa molto vecchia, in questo tempo c'erano pochi ricchi baroni che possedevano grandi pezzi di terra e che facevano coltivare questa terra a dei contadini. Anche dopo l'unità d'Italia nel 1861, questo sistema feudale continua anche se i baroni, i vecchi nobili, vengono poi sostituiti da proprietari terrieri, dall'alta borghesia perché la nobiltà non c'era più. Questi proprietari terrieri affittavano i loro terreni a delle persone intermediarie, i cosiddetti gabellotti, che davano una parte di queste terre a piccoli coltivatori, dei contadini, e questi contadini coltivavano i campi. I gabellotti avevano al loro servizio però delle guardie armate che si chiamavano campieri e questi campieri assicuravano l'ordine nelle campagne, ma soprattutto si occupavano di mantenere la gerarchia del potere perché questi proprietari terrieri avevano paura di perdere eh, i terreni, di perdere il potere e quindi eh, incaricavano queste guardie armate di mantenere l'ordine. Quindi la mafia era divisa in gruppi chiamate cosche e ogni gruppo si occupava di un territorio ben delineato. La mafia si occupa quindi di mantenere l'ordine costituito soprattutto tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900, quando combatte contro la formazione delle cooperative dei contadini si occupa della soppressione di tutte le forme di organizzazione di contadini che volevano occupare le terre non coltivate, incolte, e si occupa della soppressione delle organizzazioni sindacaliste non volevano che i eh, contadini si organizzassero eh, per chiedere più diritti in sindacati. Ecco, non sto ad elencarvi tutte le vittime della mafia, però vorrei raccontarvi solo alcune storie, alcune eh, storie di, di persone che sono state vittime eh, di questa organizzazione criminale. La prima vittima di mafia che conosco viene uccisa il 3 marzo del 1861, vicino ad Agrigento, e si chiamava Giuseppe Montalbano. Era un dottore e guidava i contadini che chiedevano le terre prese da Giovanna Filangeri. Ecco, questa Giovanna Filangeri era la nonna dello scrittore Tomasi di Lampedusa, quello che poi scriverà il bellissimo romanzo Il Gattopardo. E lui si ispira per questo romanzo appunto alla vita di suo nonno e di sua nonna, dei vecchi nobili decaduti. Moltissimi altri verranno ammazzati poi, contadini, ma anche persone che facevano politica, sindaci, manifestanti, quelli che manifestavano. Una grande campagna repressiva contro la mafia ci sarà negli anni del fascismo. Il fascismo però bisogna dire che distrugge ogni tipo di movimento contrario alla sua ideologia e alla fine poi non riuscirà neanche ad eliminare le organizzazioni criminali. I proprietari terrieri hanno incaricato appunto degli intermediari per paura di perdere le loro terre, il loro controllo abbiamo detto. Questi intermediari però con il tempo diventano sempre più potenti e impongono ai contadini il pagamento di una somma di denaro, dei soldi, una tangente che in Sicilia si chiama pizzo. Se i contadini non pagano, queste bande armate distruggono il raccolto, uccidono le bestie e piano piano passano anche dalle campagne a controllare anche le città. Il primo maggio del 1947, a Portella della Ginestra, durante una manifestazione per la festa dei lavoratori, appunto una festa del primo maggio, eh, alla quale avevano partecipato in tanti per festeggiare la vittoria anche della sinistra, perché c'erano state le elezioni in aprile, almeno otto persone vengono uccise e 27 ferite dalla banda del bandito Giuliano che sicuramente di cui avete sentito parlare nel 1961 vicino a Pavia muore Enrico Mattei Enrico Mattei era il presidente dell'ENI Ente Nazionale Idrocarburi in un incidente aereo ecco, idrocarburi sono tutti i materiali per creare energia le indagini di questo incidente non hanno mai portato ad una soluzione del caso ma si pensa che l'aereo sia stato mano messo, danneggiato dalla mafia perché Mattei era impegnato in una politica energetica che faceva concorrenza alle grandi compagnie petrolifere. Quindi vedete che la mafia diventa sempre più potente e si inserisce anche nell'economia e nella politica. Nel 1970 scompare il giornalista Mauro De Mauro che stava facendo un'inchiesta proprio sulla morte di Enrico Mattei, il presidente dell'Eni. Il 9 maggio del 1978 sui binari della ferrovia tra Palermo e Trapani vengono trovati i resti di Peppino Impastato, ucciso in un'esplosione. Peppino Impastato faceva parte di una famiglia mafiosa, i suoi parenti erano proprio mafiosi. Lui aveva rotto i rapporti con lo zio e con il padre e aveva cominciato a fare attività antimafia. Aveva aperto una radio dove denunciava, parlava di mafia, parlava male della mafia, era entrato in politica ed era candidato alle elezioni comunali con un partito di sinistra. Su Peppino Impastato è stato girato un film di cui vi dirò qualcosa anche dopo. Ma passiamo adesso più avanti nel 1980 viene ucciso Pier Santi Mattarella. Pier Santi Mattarella era il fratello del nostro attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Pier Santi era presidente della Regione Sicilia e si era impegnato contro la mafia bloccando appalti ai quali erano interessati imprenditori mafiosi e con gli appalti sono dei contratti che lo Stato fa con delle eh, ditte per la costruzione di edifici pubblici e quindi eh, tanti appalti erano diciamo dati alla mafia e Pier Santi Mart Mattarella aveva bloccato questi contratti. 182, quindi due anni dopo, muore Pio La Torre, era un politico e un sindacalista, e lui aveva proposto la legge contro il reato di associazione mafiosa. Un anno dopo muore in un agguato anche Francesco Imposimato, fratello di un magistrato che stava indagando sui rapporti tra la Banda della Magliana, che era una organizzazione mafiosa di Roma, e Cosa Nostra, che è la Mafia siciliana. Nel 1984 la mafia fa una strage mettendo una bomba su un treno rapido, il treno 904 Napoli-Bologna. E qui ci sono stati più di 15 morti e più di 200 feriti. Per questa strage verranno condannati i mafiosi Pippo Calò e il neofascista tedesco Friedrich Schaudin. Nel 1991, un imprenditore di Palermo, libero Grassi, dice no a quelli che gli chiedono il pizzo, a quelli i mafiosi che chiedono dei soldi per poter tenere aperta la sua ditta. Non vuole pagare i mafiosi rifiuta la scorta cioè la scorta è un gruppo di poliziotti che seguono la persona che è in pericolo lo seguono sempre per proteggerlo non li vuole mettere in pericolo per una scelta che ha fatto lui molti giornalisti lo intervistano lo invitano in televisione ma gli altri imprenditori gli imprenditori di Palermo i negozianti di Palermo non lo aiutano loro stanno zitti e continuano a pagare la tangente alla mafia e così lo lasciano solo. Il ventinove agosto viene ucciso a colpi di pistola per l'omicidio vengono condannati i mafiosi della famiglia Madonia. 1992 vengono uccisi i simboli italiani della lotta contro la mafia. Il 23 maggio, sull'autostrada Palermo Puntaraisi, tra Palermo e l'Aeroporto, vicino a Capaci, una carica di esplosivo uccide il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli uomini della scorta. Falcone, dopo essere stato giudice a Trapani e a Palermo, era uno dei magistrati più impegnati e competenti nelle indagini antimafia. Si era trasferito a Roma, dopo che non aveva potuto continuare il suo lavoro, visto che il suo gruppo di colleghi, il pool antimafia, era stato sciolto. A Roma era direttore generale degli affari penali presso il Ministero di Grazia e Giustizia ed era candidato alla carica di procuratore nazionale antimafia. Sono stati condannati per questo omicidio solo alcuni capi mafia, ma non sono stati condannati, condannati i mandanti esterni. Neanche due mesi dopo viene ucciso il suo collega e amico Paolo Borsellino e la sua scorta. Anche per lui vengono condannati gli esecutori, ma rimangono impuniti i mandanti esterni, cioè chi ha ordinato di ucciderlo. All'inizio del 1982 a Palermo c'era un omicidio di mafia ogni tre giorni. Era in corso una vera campagna di sterminio. Responsabile della morte di Falcone e Borsellino, è uno dei più terribili e potenti mafiosi, il capo di Cosa Nostra. Veniva soprannominato il corto perché era piccolo di statura e la belva per la sua brutalità. Ecco, Totorina viene arrestato nel 1993. Lei al riguardo, che cosa risponde a lui? Ma Signor Presidente, lui signor lui. Presidente io rispondo, rispondo a, a, lui. A, lui, a lui che sono tutte cose che lui sementa, sementa pure quelle dei bambini. Ma... Dopo che era stato ricercato dalla polizia dal 1969, pensate bene, quanti anni è stato latitante, cioè nascosto in fuga dalla polizia, in carcere viene sottoposto al regime di 41 bis. Questo vuol dire.